Benvenuti alla Merci à vous. Mi chiamo Xiara Paldeon e vorrei fare un cambio look. Mi sento un po' emozionata, sento che verrà qualcosa di bello. Che cosa non ti piace? E la lunghezza e i tagli netti che sono stati realizzati. Ok, quindi questa scalatura che è cresciuta e di conseguenza a te adesso non piace più, quindi lo scalato. Espressione che hai fatto prima, adesso non possiamo ricrearla, ma nel momento che qualcuno ha cercato di capire se a lei piacessero i capelli corti, giustamente lei si è chiusa. Nel momento che abbiamo tolto qualcosina in più, infatti ha sciolto anche le gambe, si è rilassata, ok? Andremo su questa lunghezza. Prima abbiamo deciso insieme, perché a te che cosa non piace anche? Il ciuffo qui. Il ciuffo. Quindi le due opzioni erano o facciamo allungare il ciuffo, ok? Ma lei dice però questo a me mi piace corto. Quindi per cui allora dobbiamo ragionare insieme e siamo andati a trovare questa soluzione di lasciare morbidi questi, perché? Perché nel momento che apriamo qui ovviamente la rotondità si mette ancora più in evidenza e invece nel momento che stringiamo tutto diventa molto più sinuoso. A voi che ci seguite, quindi a voi che ci seguite, a voi che ci guardate ma non sempre ci seguite, a voi che ci guardate, a voi che ci guardate ma non sempre ci seguite, seguiteci, questa è l'opportunità giusta con Xiara, ok? E come dice sempre il mio amico Davide, suonate la campanella e seguiteci. Ognuno di noi ha la zona temporale fatta in un modo, l'osso occipitale, ed è per questo che è importante sapere che cos'è e dov'è l'osso occipitale, dove si trova. La zona temporale o un ovale differente del viso, questi sono tutti input importanti che non si possono standardizzare. Una volta che avete imparato a schematizzare, poi dobbiamo ascoltare. Ogni qualvolta che io faccio un taglio, io tocco quello che c'è sotto, un po' come le fondamenta per un palazzo. Non si può pensare di fare un taglio senza aver ascoltato quello che c'è sotto, perché d'impatto può essere anche molto bello, ma fatto sta che poi il capello cresce e nel momento che cresce fa così, si siede, non tiene, cade. Questo farà la differenza, che ogni qualvolta che poi cresce diventi sempre un taglio nuovo. Certo, dopo 4-5 mesi ovviamente una persona va a tagliarsi i capelli perché ha bisogno di rinfrescarlo, ma non perché il taglio ormai non c'è più. Ed è per questo che a volte mi vedete, a volte sempre mi vedete toccare il cranio prima di qualsiasi decisione, ok? Detto questo, lei è bella tranquilla, non vedo l'ora di tagliarsi i capelli, vero? Sì. Cominciamo a tirare via ciò che serve. Dice, Maira, ma così a caso? Diciamo che dopo tanti anni così a caso non esiste più. Andiamo avanti. Ok. Allora, basta così, secondo voi, o ancora di più? Un altro po'. Un goccino? Però da qui in poi potremmo già fermarci. Questo si è avvicinato e questo rimane più in proporzione. Tu che cosa vorresti invece? Accorciarle un po' di più. Un po' di più? Ok. Quello che vi consiglio è di andare nel punto più estremo adesso, cioè la parte della frangia. Cambiando la frangia, tagliando la frangia, il punto forza, diciamo, del taglio, allora capirò se è il caso di tagliare o no. Guardate quanto cambia adesso la proporzione in questo momento. E soprattutto nel caso della frangia, non ascoltare le rose è la più grossa cavolata che si possa fare. Quindi se io questa rosa la vado a tagliare, netta, piena anche di qua, che cosa succederà? Che lei... Vabbè, tu sei una parrucchiera e allora magari i capelli riesci a muoverli diversamente, ma una donna che si occupa di tutt'altro la mettiamo in difficoltà nel tagliargli una rosa che poi
sbucherà così, quindi sta a noi anche poi dare il consiglio più giusto. E infatti quello che chiedo sempre è: a casa come li asciughi i capelli? Cioè, io a volte li asciugo molto velocemente e la frangia la faccio con la spazzola, arrotondandoli un po'. Tutto con spazzola, ok? Poi c'è chi invece dice: io faccio solo così e basta. In questo caso, quando ci sono queste rose particolari dal davanti, io sono io la prima che insegno alla cliente come fonarsi la frangia. E adesso vi faccio vedere il come glielo insegno, che non è un fonarsi, ma è semplicemente direzionare l'aria, perché ricordatevi che il 70% del nostro lavoro lo fa la preasciugatura nella piega, ok? Sei pronta? Vado? Questo è quello che io faccio con tutte le clienti, frangia corta, frangia piccola, frangia... quando abbiamo una rosa davanti. È l'unica, scusatemi, occasione dove io insegno alle clienti di usare il becco. Perché da bagnato bisogna fare in modo, con aria lenta e morbida, accarezzare la frangia mettendo la mano sopra, dando ogni modo di potersi raffreddare. Ricordatevi che il nostro miglior strumento sono le nostre mani prima delle spazzole, ok? E in questo modo fare in modo che la rosa non ci dia più problemi, si raffredda e farà in modo che la frangia sta giù senza fonare, tirare, più foni, più tagli, più gli dai pressione e più lei continuerà ad alzarsi. Quindi hai comunque una rosa molto semplice da gestire. Ti piaci? Allora, su di lei, che ha questo taglio di occhi bellissimo, ho solo enfatizzato un po' di più il tuo taglio di occhi, ho allungato con un eyeliner con la matita gli angoli esterni, ho messo un po' di ombretto illuminante, un po' di blush e invece come rossetto usiamo un color nude chiaro. Eccola, bella, perfetto, grazie. Vieni Xiara, fatti vedere. Scuoti la tua chioma. Ti piaci? Sì. Sì, sì, quanto? Guarda loro e diglielo a loro. Mi piace molto il cambiamento, è stato molto radicale. Da 1 a 10. Grazie. Da 1 a 10 suggeriscono? 10. Dai, non essere esagerata. 10. Ah, ok, allora così ci crediamo. Allora grazie Xiara. Grazie mille a te. Grazie soprattutto per esserti fidata di me. Ok? No, grazie mille. Lei ha deciso proprio, lei si è autonominata come cambiamento, giusto? È stata, sì, era stata, ah, si è autonominata, quindi grazie, grazie mille. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Grande!